Ma alla fine la storia dell'immigrazione nel Mediterraneo non è nuova, non è nata né 20 anni fa e non sta succedendo neanche gli ultimi mesi. Insomma, è una storia che ha accompagnato sempre questa zona del mondo, è una storia piena di scambi, di spostamenti, a volte di conflitti, però insomma. Alla fine tutte queste dinamiche hanno portato anche tanto arricchimento. E il Mediterraneo è oggi quello che è anche grazie a queste storie. Perciò io non saprei adesso dare un giudizio, come dire, oggettivo se le storie di spostamento e di migrazione di cui io in qualche modo sono stato testimone perché vissuto in prima persona 20 anni fa sono diverse da quelle di oggi. Io vedo tanta similitudine, tanti punti in comune, però insomma il Mediterraneo non può essere visto soltanto come un luogo di spostamento sofferto, cioè il Mediterraneo è anche un luogo dove i popoli si creano delle occasioni per comunicare, per scambiarsi tra di loro. È un Mediterraneo complicato, un Mediterraneo moderno e contemporaneo, non il Mediterraneo in fondo che siamo abituati a immaginare noi, il Mediterraneo o quell'antico dei viaggi di scuola con le freccette da dove passavano i Fenici e il viaggio di Odisseo. Di qua e di là, un Mediterraneo che vive di contraddizioni, un Mediterraneo che unisce l'Europa del benessere, l'Occidente al malessere di un mondo che è l'Africa, un malessere o non tanto al malessere, alle trasformazioni del Medio Oriente, dell'Asia. Il Mediterraneo è molto più, non è un oceano. Però è più importante in fondo di tanti oceani perché unisce tantissime culture diverse, difficili da conciliare e però interconnesse. C'è tanto del Mediterraneo in Montenegro, direi, anche tanto del Balcano, in tutte e due, in Montenegro e in Mediterraneo. Montenegro è sempre stato, pur essendo un stato piccolo, ma è sempre stato un stato aperto anche nella storia, aperto a altre culture. Abbiamo forti relazioni con Italia, con Croazia, con i paesi che ci circondano e anche la influenza di Mediterraneo si sente molto in Montenegro perché abbiamo una lunga costa e perché abbiamo l'influenza di altri paesi mediterranei. Per esempio, in Montenegro è proprio normale che la gente parla l'italiano, è una cosa che impari da piccolo, che impari proprio con il vivere, seguiamo la televisione italiana, la cultura italiana è molto vicina, ma sono anche vicine altre culture di Albania e di Croazia, quindi non esiste un forte limite, una forte isolazione, direi. Quando è nata l'idea di fare questa mostra, che ricordo è la mostra per il centenario della Biennale, l'ispirazione è proprio nata da alcuni fatti di attualità e poi da un elemento oggettivo, nel senso che i fatti di attualità era che proprio in quei mesi era appena scoppiata la primavera araba. Invece l'elemento oggettivo è legato al fatto che siamo una grande banca nazionale che appartiene a un grande gruppo internazionale che opera in buona parte dei paesi affacciati al Mediterraneo, per cui abbiamo messo semplicemente insieme questi due elementi, sapendo anche quanto fosse ricca comunque di spunti, sia per motivi storici e culturali, ma anche per motivi politici, economici ed attualità, quanto fosse appunto ricca di stimoli proprio l'area mediterranea. Quindi è così che è nata, proprio perché siamo una banca che dà molto e deve molto a questo nostro mare nostro.